Amici di Radio Ferentino, benvenuti presso il Palazzo Martino Filetico, dove questa mattina si svolgerà la proiezione in anteprima di un video fatto realizzare dalle guide abilitate alcuni anni fa dalla provincia di Frosinone. Buongiorno da Angelo che sta curando la regia e da Leda. E sono accanto a me Loredana Stirpe, che è una delle guide abilitate appunto qualche anno fa dalla provincia di Frosinone. E poi abbiamo Antonio Grelli, che ha curato la regia di questo video che appunto sarà proiettato da qualche minuto. Bene, Loredana, ci vuoi spiegare un pochino in cosa consiste la professione di guida turistica? Buongiorno a tutti. La guida turistica abilitata è una delle più importanti professioni del turismo. È caratterizzata diciamo, dalla spiegazione dei contenuti storici, artistici, culturali, dei beni, dei monumenti, nelle città d'arte in particolare, ma in generale di quello che oggi viene chiamato il patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia. In particolare siamo noi nella provincia di Frosinone, la cosiddetta Ciociaria, che è un luogo splendido. Questa professione si può esercitare a seguito di un'abilitazione che si consegue con concorso, quindi bisogna avere innanzitutto la passione per il proprio territorio e poi essere dei diligenti studenti o studiosi delle materie che intervengono nella preparazione, che sono la storia, la geografia, la legislazione turistica. Bisogna conoscere in maniera appropriata almeno una lingua straniera. Quindi ecco, comunque vorrei anche ricordare che alla produzione di questo video si è arrivati perché le guide hanno diversi problemi. Oltre ad una legislazione turistica che bisogna ancora rivedere, un altro dei problemi che hanno le guide turistiche è che ci sono molti abusivi e poi anche persone non idonee si occupano di realizzare visite guidate. Quindi diverse guide della provincia di Frosinone si sono unite per fare un pochino fronte al problema dell'abusivismo e si è arrivati quindi al desiderio di realizzare questo video che va a mettere in evidenza la figura, la professionalità delle guide turistiche e va a mettere in evidenza anche le bellezze che mostra la provincia di Frosinone. E quindi ci si è rivolti ad una persona che si occupa da tantissimi anni della produzione di documentari e di altri tipi di eventi. Quindi ecco, appunto, chiediamo ad Antonio Grella, che è regista e documentarista, in cosa consiste il suo lavoro e quanto ha faticato a stare dietro alle guide. Allora, in realtà non è stata una fatica, ma un divertimento, perché comunque quando ho deciso di dare una mano appunto alle guide turistiche abilitate che avevano intenzione di realizzare un documentario che appunto pubblicizzasse ciò che la provincia di Frosinone offre sotto l'aspetto dei beni culturali e paesaggistici, e conoscendo diverse delle guide, insomma, che facevano parte di questo gruppo, è stato un piacere, un onore mettermi in gioco. Le guide naturalmente hanno avuto la loro parte perché hanno stabilito tutti gli argomenti che andavano trattati e io ho cercato di mettere in pratica sotto l'aspetto delle immagini realizzate sia con il drone, con la camera a terra e con altri mezzi, cercare di essere esaustivo ma anche breve e quindi in un tempo minimo cercare di, come dire, dare corpo a quello che era l'idea delle guide di rappresentare appunto in ogni step. La cosa bella, la cosa che a me è piaciuta molto è che le guide hanno, in questo video si presentano pubblicizzando gli argomenti archeologia, medioevo e quant'altro in tre lingue, quindi in italiano, in francese e in inglese. Addirittura la chiusura del video viene fatta in sei lingue, aggiungendo lo spagnolo, il tedesco e il cinese.
A margine, volevo, io mi sono divertito tantissimo a realizzare questo video perché loro sono state altamente professionali, quindi certo poi, come dire, abbiamo dovuto correre perché poi alla fine c'erano pochi giorni a disposizione, un primo weekend lo abbiamo bucato perché c'è stato il maltempo, invece nel secondo siamo andati benissimo perché abbiamo mantenuto sia gli orari che i giorni per girare gli stand-up dove ogni guida nella lingua che si era scelto, che loro avevano deciso di scegliere. Sono state molto professionali, quindi sono soddisfatto sicuramente del lavoro nel suo complesso, ma sono soddisfatto perché sono riuscito, grazie a loro, a mettere in pratica qualcosa che prima non c'era. A margine volevo dire che le guide turistiche abilitate sono figure professionali che giustamente vanno retribuite quando una guida turistica porta un gruppo o poche persone in giro per qualsiasi città o paese, sia dalla provincia di Frosinone, ma anche fuori, perché sono abilitate a livello nazionale. E è vero che vengono retribuite e quindi pagate per il loro compenso, ma sono impagabili perché loro sono in grado di effettuare visite guidate immersive, lasciando in coloro che partecipano a queste visite guidate come turisti delle emozioni che rimarranno, secondo me, per tutta la vita. Quindi bisogna difendere questa categoria e bisogna fare in modo, appunto, questo video ne è un piccolo esempio, di diffondere l'idea di guida turistica abilitata. Quindi, se dovete visitare la provincia di Frosinone, qualsiasi altro luogo che a voi interessa, chiamate le guide turistiche abilitate perché solo con loro, rimarrete intensamente emozionati di ciò che andrete a visitare. Saranno ricordi che non dimenticherete mai. Bene, come vi ho già detto prima, tra poco ci sarà la proiezione in anteprima di questo video che sarà visibile su tutti i canali social. Per il momento vi salutiamo, grazie Loredana, grazie Grazie Antonio, a un te. saluto a tutti gli amici di Radio Ciao a Ferentino. Ciao a tutti. Ciao, tutti, ciao, ciao ciao. ciao. Allora, buongiorno a tutti. Il vicepresidente della provincia Pagana mi ha nominato presentatore 2 minuti fa, quindi io ho accettato volentieri perché è una giornata importante. Io direi di iniziare però, scusate, in maniera informale, con un bel applauso degli studenti. Appunto della provincia di Frosinone. Penso sia un momento che forse racconteremo, racconteranno i libri, eccetera, in maniera, non lo so come li racconteranno, noi li stiamo vivendo e quindi è davvero una cosa terribile per il mondo del turismo. Il Presidente Pompeo sa benissimo che durante la pandemia ho scritto una lettera a lui, al Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Camera di Commercio, dove ho detto che qui la gente, gli operatori piangono, qualcuno si suiciderà, perché poi purtroppo è successo anche questo. Unitevi, feci questo appello, parlatevi. Non lo so adesso se questo, però questo è il messaggio che secondo me doveva passare. Adesso siamo tutti senza lavoro e questo è un dato di fatto. Però ecco, questa ciociaria, come dice spesso Nicoletta, reagisce, combatte e quindi automaticamente ce la sta mettendo tutta. Noi sappiamo benissimo di essere stati abbandonati anni fa dagli enti come la Regione Lazio, nel senso della punizione delle APT e di una struttura sovraregionale che ci potesse in qualche modo coordinare. Adesso è nata questa idea, grazie al fatto appunto delle guide turistiche che si sono unite, quindi figure professionali che veramente rappresentano tutti i giorni la nostra provincia, il nostro patrimonio, anche la nostra umanità. Era solo un cappello per iniziare, per introdurre ai nostri grandi professionisti, a proposito dei professionisti, ne farei un applauso anche a Antonio Grella. Mi ha mostrato un carattere sociale. Dovevamo fare una cosa? La famo! Come parlatori di a questo accento. Però è generoso e
è generoso e ci ha messo il cuore come tutte le guide che hanno. Noi lo traduciamo, sa da fa. Se fa. La facciamo. E la siamo fatta, allora, se proprio lo dobbiamo dire. Bene, allora invece passiamo alla parte istituzionale e visto che siamo a Ferentino, una delle più belle città d'arte della nostra provincia, darei la parola all'assessore Angelica Schedroma, assessore alla cultura e al turismo, e anche a lei faccio un bocca al lupo, cerchiamo di diamoci da fare. A nome di tutta l'amministrazione comunale voglio ringraziare l'amministrazione provinciale, un'amministrazione attenta alle problematiche e alle esigenze che il nostro territorio in questo momento sta vivendo. Per noi nel comune di Ferentino già da ieri è ripartito con eventi culturali, bisogna ripartire e ripartire in sicurezza. Quindi grazie all'amministrazione provinciale per aver scelto Ferentino per la presentazione di questo meraviglioso progetto, grazie a Luigi Vagana e grazie al Presidente Antonio Pompeo. E grazie a tutti voi, un grande in bocca al lupo per questo progetto. Diciamo che il più grande ascoltatore della nostra provincia, oltre al Presidente, è il Vicepresidente. Io vorrei ripartire in un minuto, quando sono venuti a bussare alla tua porta, le dire che cosa ti hanno chiesto? Grazie, grazie Luciano, intanto al secondo appuntamento con le guide. Non hanno chiesto di essere concreti perché i segnali erano sempre stati tutt'altra direzione. Neanche per un momento che ha riguardato e che riguarda le province non proprio felici, ma eravamo stati noi stessi, era stato il nostro ente ad abilitare queste guide, questa funzione. Siamo stati concreti, secondo me, perché il primo appuntamento ce lo siamo dati in diretta nell'arco di qualche minuto, c'è la stagione che viviamo l'ha raccontata bene Luciano. La provincia ha deciso però, anche avventurandosi, perché è una provincia di un territorio vasto, sono 91 comuni di questo territorio, di non spegnere la luce intorno agli eventi, di non spegnere quei riflettori che anche nelle stagioni passate ci avevano visto protagonisti. Lo abbiamo fatto con un'iniziativa itinerante, Provincia Creativa, e già lì abbiamo immaginato di raccontare, di narrare il territorio attraverso piccole stelle, la motorizzazione civile che abilita alla guida, quando poi l'occasione di muoversi non si fa condurre da chi è abilitato, da chi ha la patente, ma si affida. Noi l'abbiamo fatto attraverso le guide del nostro territorio abilitate. Vi fa invidia che dopo questa abilitazione siate più uniti di prima. Questa è davvero una cosa che mi fa un grande onore. Complimenti e grazie al maestro Crema, il video che ho avuto modo di vedere in mattinata. È davvero un prodotto che noi siamo fieri di aver sostenuto e di promuovere insieme a voi. Abbiamo deciso questa iniziativa, l'abbiamo immaginata con il presidente della provincia, che è sindaco di Ferentino, che è uomo di cultura, che è uomo anche dei grandi eventi. Angelica, Antonio, questa è la città dei grandi eventi. Non vi siete arresi, lo fate davvero da tempo, lo fate come meglio non si potrebbe, perché poi gli eventi sono di due nature, quelli improvvisati e quelli programmati, organizzati, promossi. Beh, Ferentino è la città dei grandi eventi. Presentiamo insieme a questo video anche la guida integrata agli eventi del territorio, tra cui quelli appunto targati dalla provincia, organizzati e promossi dalla provincia, che anche qui diciamo colmiamo insieme, perché un approccio anche diciamo a Ciociaria Turismo, che ci affianca, e questo applauso facciamo, ci affianca. Con una grande passione. Dicevo, presentiamo Provincia Creativa nell'ambito di un progetto Ciociaria Sapere Sapore Scuola, che per la prima volta, anzi la seconda perché già nella passata estate, racconta in maniera organica quanto sul territorio c'è. Da cosa nasce? Quali sono le esigenze per cui si arriva ad una guida? In questo caso anche ad un video. Intanto abbiamo cose da raccontare. E sono tante, le vedremo. E al tempo stesso, io sono della Val di Comino, abbiamo fruitori, visitatori che ci dicevano così, che non si riesca ad avere un diario che racconti quanto c'è. Un vuoto che la provincia ha voluto colmare, da vicepresidente, Di Maio, ho parlato già abbastanza, c'è il nostro presidente, dobbiamo soprattutto
a lui queste iniziative che, come detto, ci riguardano borderline, non è una delega specificissima quella della cultura, ma Giorgio Bertazzi, che ha visitato più volte i nostri luoghi, ci raccontava e ci diceva come la cultura costa, ma la non cultura, l'incultura costa ancora di più. Grazie. Presidente, dopo una bella presentazione del vice, penso che sia doveroso dare il proprio contributo. Grazie, diciamo, c'è davvero da aggiungere poco, se non dire che c'è la riforma del Rio e la riforma Pagano. La riforma del Rio è quella che ha rivisitato, come sapete, in malo modo le competenze della provincia, non assegnando la cultura e la promozione del territorio alle province. Poi c'è la riforma Pagano che assegna la cultura alla provincia di Frosinone, quindi questo va sicuramente dritto, ma mi trova pienamente d'accordo al di là di quelle di tutti gli aspetti, perché credo che non c'è ente migliore, ente territoriale migliore di raccordo e di riferimento per la cultura e la promozione del nostro territorio. Lo stiamo dimostrando sul campo, le tante iniziative che si stanno svolgendo, ma soprattutto i tanti operatori culturali, da ultimo proprio le guide, che vedono nella provincia un punto di riferimento, un punto con cui raccordarsi per costruire cultura, per promuovere il territorio. E noi lo facciamo con piena convinzione, l'abbiamo fatto dal primo giorno del mio mandato da presidente della provincia, non poteva essere altrimenti, grazie all'entusiasmo, alla voglia di fare di Luigi, ma anch'io vengo in qualche modo, istituzionalmente parlando, da questo ambito. Prima di essere sindaco, sono stato assessore alla cultura, al turismo per 10 anni, un settore che mi ha sempre appassionato. Non nascondo che la prima esperienza, allora sindaco, gli propose altre idee che forse possono anche sembrare più forti quando si parla di urbanistica, di lavori pubblici, ma è stata una scelta quella proprio mia, voluta, di concentrarmi e di lavorare su questi settori. E diciamo, insomma, che nel corso degli anni qualche risultato, qualche cosa di positivo nella nostra città l'abbiamo fatto, grazie anche al grande contributo, io lo ricordo sempre, dell'associazionismo locale. Oggi abbiamo qui tantissime associazioni, Umberto Fiorentino mi viene in mente, l'Archeoclub, ma anche altre associazioni della provincia, la Prologo. La Prologo è un'istituzione più che un'associazione, è proprio l'istituzione del territorio, quindi veramente tantissime cose positive proprio grazie a questo contributo, a questa sinergia, a questa passione dell'associazionismo nella nostra città, ma un associazionismo vivo che avverto sull'intero territorio provinciale da quando sono diventato presidente della provincia. Quindi grazie anche alle guide veramente abilitate, come ricordava, dall'ente provincia, e che oggi vogliono riniziare, ricominciare questo percorso, seppur difficile alla luce del momento che viviamo, del Covid, ma non dobbiamo arrenderci. Lo ricordava benissimo anche Luciano, che ringrazio per la sua estrema sensibilità e attenzione. Non possiamo riempirci la bocca di cultura e turismo solamente nei programmi elettorali, ma sono settori di vitale importanza per il nostro paese e in particolar modo per le nostre zone. Sotto ogni punto di vista abbiamo eccellenze enogastronomiche, culturali, religiose, abbiamo veramente tanto, tanto, tanto da vendere. Ovviamente tutto questo va messo in rete, perché altrimenti rischiamo di beneficiare sì e no solamente di quel turismo così etichettato, morto e fuggito, il turista viene solamente nella città di Fiorentino, visita la città di Fiorentino 3, 4, 5 ore e poi va via, e dal punto di vista economico poco lascia alla nostra città. Noi certamente la nostra intenzione è quella di promuovere, far conoscere i nostri territori, ma anche dobbiamo in qualche modo cercare di creare uno sviluppo economico del nostro territorio. Allora iniziamo un po' a metterci in rete, non è mai troppo tardi, lo so che se si dice da tanto tempo, ecco, abbiamo anche il turismo termale, veramente il turismo congressuale, quando sarà possibile riprenderlo, però abbiamo veramente tantissimi aspetti. Se pensiamo anche a Monte Cassino, forse diciamo
potrà anche aiutarmi in questo, i siti più visitati a livello nazionale, però quel turista va là, vede l'abbazia, un milione di visitatori, riprende il pullman, va via, casomai va a Napoli, si ferma a Napoli, trascorre il giornale a Napoli, spende su Napoli, quindi noi più che essere schiacciati da questi due poli come Roma e Napoli dovremmo in qualche modo cercare di cogliere benefici. E sono davvero contento, come dicevo, di poter prendere questo percorso con le guide turistiche, anche come provincia, come UPI, rappresentante dell'UPI sia nazionale che regionale. Sto facendo una battaglia per far riassegnare le persone ai provinci, in particolar modo la cultura e la promozione del territorio. Diciamo che non sono ottimista, ma non sono neanche pessimista. Ci sono le condizioni per poter lavorare in questo, verso questa direzione. C'è anche la revisione del testo unico degli enti locali, dove le province verranno reinserite all'interno di questo testo. Bisogna lavorarci, ma io sono fortemente convinto che qualcosa di positivo in tal senso possiamo farlo. Quindi oggi riprendiamo questa strada, questo processo di valorizzazione. Certamente c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di risposte anche strutturali, perché gli operatori del settore del turismo hanno bisogno anche di risposte importanti da parte del governo centrale, da parte degli altri organi e le istituzioni sovraordinate, ma noi ci siamo ad accompagnarvi in questo percorso, in questa battaglia, perché siamo fortemente convinti. L'abbiamo voluto fare con un piccolo gesto attraverso le iniziative che sta organizzando Luigi. Avete visto vari concerti, anche non in presenza fisica, stanno svolgendo su tante bellissime città e siti della nostra provincia, dall'ultimo concerto in ordine temporale, dove si è tenuto proprio qua a Ferentino, abbiamo inserito le guide turistiche, perché oltre ad offrire alla nostra comunità e collettività una serata di intrattenimento musicale, vogliamo far conoscere la nostra comunità anche la nostra storia, i siti dove si svolgono per l'occasione quei concerti. L'ultimo sito c'era l'ERA a presentare il monastero di Sant'Antonio. Devo dire che sono eventi che sono stati molto molto apprezzati, sono in crescendo, basta vedere quelle sono le visualizzazioni. Non per questa sera Alpino. Questa sera Alpino, ma ce ne sono stati davvero tanti, stati da te lui, è possibile, non so quante ancora ce ne saranno in futuro, eventi che vanno a toccare la totalità della provincia, dai comuni più piccoli a quelli più grandi, perché sono sicuro, sono convinto, ma lo credo, che la nostra è un'unica e grande provincia. Una provincia che potrà avere una prospettiva, costruire un futuro migliore partendo proprio dalla cultura, dal turismo e dalla valorizzazione. Sono sicuri che con un gioco di squadra tutto questo sarà possibile. Grazie e bocca al lupo. Diciamo che escono anche delle piccole chicche, questo fatto che c'è una possibilità, un certo, che le province possano tornare a gestire cultura e turismo, sarebbe una cosa, anche perché abbiamo cominciato a capire che la distanza è enorme, cioè abissale. Mentre noi siamo qui, e farei un grande applauso a di voi. Scelta da tutte le guide per rappresentare e fare un intervento, ma non è un caso ovviamente, perché Nicoletta, bisogna dire, la dottoressa Trento, è la guida numero uno della provincia di Frosinone, senza se e senza ma, sia per tempo che per qualità. Vediamo se l'applauso. E poi aggiungo anche perché è una combattente. E quindi dicendo, volete il microfono. Grazie. Noi siamo dei combattenti, noi siamo gente fiera. Erlice e Porci non abbassano la testa e noi l'abbiamo dimostrato. Il Covid ci ha fortemente segnato dopo la prima settimana in cui ognuno cercava conforto nell'altro, perché ci siamo visti cancellare tutti i tour e quindi tutto il lavoro. Molti di noi lavorano anche su Roma.
Abbiamo avuto un momento di sconforto, però nello stesso tempo poi abbiamo immediatamente messo su tutte le nostre capacità e abbiamo detto dobbiamo reagire e dobbiamo forse dal Covid imparare anche a stare insieme, a fare squadra e a lavorare, superando tutte quelle che a volte sono anche un po' le nostre gelosie, perché le guide turistiche, ma questa è gente super preparata, abbiamo fior di archeologi, abbiamo storici dell'arte, laurea in lingue, gente che come Loredana è una vita che fa documentari e che quindi ha permesso anche ad altri la formazione. E quindi tutte persone che a volte tra di loro, diciamo, no, fanno un po' le prime donne, perché noi siamo fatte così, è una categoria che è fatta così. Però ci piace questo, perché poi alla fine primeggia in noi quella che è anche la sana ragione, cioè dopo magari tra di noi ci confrontiamo, il confronto è fondamentale, però poi è la ragione che ci ha guidato. Ci ha guidato a due cose: uno, la reazione nel volerci finalmente mettere in mostra tutti insieme e farci conoscere, perché vede Presidente, noi quando siamo andati a parlare con Luigi Vacana, che è stato con noi veramente anche un gran signore, e lo devo dire, perché io come mio solito entro sempre da combattente e dico lui, però non è giusto che la guida turistica, e oggi ho chiesto a tutte le mie colleghe di portarsi il patentino, ce l'hanno tutte, è una figura normata per legge, quindi per favore facciamo anche, cambiamo rotta e facciamo capire ai vari sindaci e di conseguenza poi ai vigili urbani, alla polizia provinciale, a chi sia, che non è che uno si sveglia la mattina e per il piacere così di voler raccontare magari la storia della sua città, toglie il lavoro a chi ha scelto questo come professione. Perché io nella mia vita non ho scelto di fare il medico, non voglio fare il commercialista, sono una brava insegnante, non lo dico solo, perché con i ragazzi voglio che cresca in loro una capacità proprio di poter vivere, di poter essere un giorno con loro che andranno a rappresentarci a votare, però io non voglio turistica oggi, cioè il mio lavoro, i miei proventi, se mia figlia va a scuola, se mia figlia farà un viaggio di studi, lo farà grazie al fatto che con mio marito contribuisco come tutte noi a quella che è l'economia familiare e quindi la guida turistica normata per legge fa una regolare fattura. Poi se si sveglia la mattina un signore, una signora che hanno voglia di passeggiare lo facciano pure, ma non si può però permettere che a volte escano delle locandine dove c'è scritto visite guidate gratuite a cura di l'associazione che si sveglia la mattina. No, la visita guidata deve essere svolta da professionista. Detto questo, che ci tenevo tanto a dirlo perché le mie ragazze qua mi hanno... non è un caso che non andrò bene perché ho una faccia tosta e perché sono 30 anni che faccio questo lavoro in realtà, quindi è stata veramente una scelta importante, però io ci tengo tanto a ringraziarvi e esco da combattente per sempre, perché non cambia la rotta, io sta bandiera te la metto giù. Noi siamo a dirvi una cosa, la sociaria è stupenda, chiunque viene qui ne esce soddisfatto, l'ultimo video anche che ha fatto Luciano, la testimonianza di alcuni professionisti che sono venuti dal Veneto, che però purtroppo ci dicono tutti la stessa cosa, non vi conosciamo. Allora uno sforzo molto grande che io chiedo a tutti gli enti preposti, la provincia oggi in particolare, perché è la nostra casa madre, cioè noi siamo un prodotto, è uscito dalla provincia, perdonatemi questa parola, ma è così, noi siamo figli di una cultura che è venuta fuori anni fa per una volontà della provincia, ne siamo fieri. Io quando porto il patentino non giro quello di Roma, che pure ce l'ho, io ho quello della provincia di Frosinone, perché io mi sento figlia, nata qui. A questo punto però dobbiamo far uscire fuori, ecco perché del video che noi abbiamo voluto, perché questo video ci deve servire a proiettarci verso altre province, verso altre regioni, perché quelle che sono le manifestazioni legate al territorio sono preziosissime per la nostra crescita. Noi guide però abbiamo anche bisogno di, diciamo, di veicoli, no? Che ci proiettino fuori, perché poi chi è che porta i soldi?
Non è la girarella che facciamo la domenica tra amici che in questo momento ci stanno aiutando, perché noi abbiamo riscontrato delle persone meravigliose, nostre amiche, che la domenica magari si segnano alla nostra gita, ma perché quelle hanno capito che dobbiamo pagare le bollette e quindi vengono e ci aiutano. Tra queste il convivio, Anna Rita Biani, ne potrei citare tante, cioè gente che proprio ci vuole aiutare in questo momento, però in realtà i soldi quelli veri li porta il turista che resta qui 3-4 giorni. Allora, per fare un esempio, chi è venuto dal Veneto ha dormito in un albergo di Ferentino, hanno mangiato ad Arpino, hanno mangiato un po' intorno ad Anagni, se non sbaglio, sono andati alla cripta di Anagni, che voglio ringraziare perché quella è una delle eccellenze della provincia di Frosinone. Quei ragazzi sono stati, non a caso che quelli sono degli storici dell'arte, ma non lo dico per qualcosa, perché è gente preparata, cioè in ogni settore ci va la persona giusta. Quei ragazzi sono stati gli unici e i primi che hanno dato vita a una, diciamo, una struttura che garantisce l'apertura d'orario di determinati momenti, e tu non rimani mai in piedi, perché uno dei problemi che noi abbiamo avuto quando abbiamo lavorato, io devo ringraziare mio padre che per una vita mi diceva: porta le tre etti di caffè, bussa la signora a fianco, la sagrestana, che t'apre la chiesa. Perché, Presidente, il problema è stato questo. Come si fa a fare turismo in una provincia in cui non c'è un punto di riferimento che ti apre il momento? Ferentino è un caso particolare, ho avuto sempre una prova molto attenta. E ne possiamo parlare di altri, ma tanti altri non ce l'hanno. Tanti altri, era proprio il problema, che tu andavi e magari volevi visitare la chiesa, ma ti dovevi premunire prima. Allora dico questo, la provincia ci servirà anche come cabina di regia in questo senso, perché poi voi avete la possibilità di poter parlare ai sindaci che siano sensibili con i vari assessori, e sarebbe bello quello che vero li fanno da una vita, perché a vero in questo sono stati veramente all'avanguardia. Il sindaco, l'assessore, noi lo avvisiamo, si fa trovare in piazza e ci dà il benvenuto, che cambia tanto, perché è la cultura dell'accoglienza. Il fatto che un vigile ti sorride, il fatto che a un bar non gli vai a dar fastidio se prima chiedi un bagno e poi prendi il caffè. Perché noi dobbiamo imparare anche questo. Una persona che la mattina soffre di prostata, perché la gente, diciamoci la verità, poi chiama, ma la gente che noi portiamo ha una media di 70 anni. Se quelli hanno preso una pasticca e noi non impariamo che di fronte ai parcheggi del pullman ci vogliono i bagni, perché gli abbiamo mandato storto tutta la giornata a quelli, a volte che io gli dico il cosmadisco, il cattedrale a Ferentino, ma senti, tu arrivi in cattedrale e non trovo nulla. Quindi per noi deve essere un momento di crescita questo, molto importante, cercare di mettere insieme tutte queste cose. Le ragazze, io dico le mie ragazze perché io mi sento rispetto a loro grande anche come età, le mie ragazze sono i miei ragazzi, perché mi scordo sempre che abbiamo Luca, ma lui è della Vattico Meno, dice che non è giociato, quindi io lo so, dico non bello mio, non è che ci possiamo chiamare per la frontiera, ci chiamiamo Ciociarina e Staffelbono, non devi accettare però per dire, queste ragazze ci mettono l'anima, ci mettono la passione, spesso ci rimettono anche i soldini, però sono persone, Presidente, che fanno questo per lavoro. Io ci tengo a sottolineare il fatto che la comunità turistica, ecco, deve uscire questo concetto, il lavoro. Abbiamo bisogno quindi di questa cabina di regia, abbiamo bisogno di far capire anche ai nostri esercenti una cosa, perché lei ha detto una cosa molto interessante. Ma io ci tengo anche a dire che noi sociali siamo picconi, però. Perché? Se ti arriva un gruppo in una città come il Ferentino, ma come faccio a fargli spendere i soldi se non trovo una bottega che vende il prodotto tipico? Mica la guida quando è in giro per tutto il mondo con un pullman da 12 o da 14 metri in mezzo alle campagne da certa roba. E non si può, perché un pullman da 14 metri che costa circa 600.000 euro, l'autista mi dice: bella, e non io lo sposto, perché il pullman si graffia se va in un determinato luogo. Cioè, ma diciamoci le cose con chiarezza. Quando tu vai in Umbria, ma guardate che non è sempre il monumento che attrae,
uno che va a Spello e che c'ha la cappella Baglioni, ma noi abbiamo la cattedrale da anni, che non è da meno, è 3 volte di più. La differenza però è che lì poi trovi la Bonteguccia che ti vende la guida, la Bonteguccia che ti vende la calamita, e quello che ti vende il prosciutto, e quello che ti vende il salame. In questa maniera si genera economia e anche la guida è contenta, perché le persone se ne vanno via contente. A me mi dicono, sarà l'unica guida, come lo diranno a voi, che non ci fa spendere soldi. Allora, il turismo è un assegno al portatore. Il mio sogno è solo uno, quello che i miei figli, i nostri figli, che mia figlia non debba andare a lavorare fuori. Il lavoro lo dobbiamo creare qua per le generazioni future. Noi ormai abbiamo i nostri 40-50 anni, bene o male la vita l'abbiamo messa su un binario, ma se andiamo avanti scoordinati, i figli nostri sono destinati tutti ad andare fuori a lavorare. Allora l'accorato appello è questo, cerchiamo di lavorare per le generazioni future e mi raccomando, attenzione al patrimonio ambientale, perché la gente dal pullman vede quello che voi non vedete. Io vi invito per una volta, venite con noi in visita guidata, chiamate i sindaci, così almeno chi è Bertino sa pure quello che ci sta Nanni, perché a volte non si fa questo gioco, perché uno non capisce chi nessuno conosce Vico nel Lazio, ma stiamo scherzando? Allora Luigi, un pullman, mettiamoci sopra i sindaci, le guide pronte tutte là, e un uomo fa capire quanto il territorio insieme può vendere, perché non si vende solo Ferentino. Uno non parte da Venezia per venire a vedere Ferentino, e sarà bella, non ci chiede. Non ci vengono con anni, cioè diciamoci la verità. Funziona un territorio. Stavolta è gratis, raga, dopo facciamo pagare, va bene? Ok, siamo d'accordo. L'ultima cosa che ci tengo tanto a dire, voglio un tono, perché quando le guide turistiche piangevano e io avevo proposto, facciamoci un video da noi in Casareccio, mettiamoci, diciamo, io sto a Frosinone, venite in Ciaceria, io mi metto. Giustamente qualcuno ha detto, madonna, queste cose Casarecce passiamo proprio così per guida un po' la mano. E io ho detto, bene, le mani in saccoccia ve le mettete, non ci avete soldi. Antonio da solo, tramite Loredana, ha fatto sapere che si sarebbe messo a disposizione gratuitamente per noi. E allora con il cuore. A parlare così, ma davanti alla telecamera siamo un po' quasi in casa, siamo più impacciati. Però fotogenico. Sì, fotogenico, però io per esempio mi preoccupo perché mi sono ingrassata, non voglio fare più male. Quell'altra perché balbetta in quel momento, quella è stato di una pazienza, guarda, Grazie. Allora, il mio lavoro è la mia passione, quindi sono fortunato in questa vita, insomma, poi nelle prossime non lo so quello che farò. E quando, ecco, ho sentito questa voce che si deve fare un video e si deve fare, insomma, per ognuno che è scritto adesso, io ho detto, vabbè, io che faccio del mestiere. Allora, facciamo, metto a disposizione e lo facciamo. E ovviamente c'è stato un lavoro certosino da parte delle guide che hanno comunque fatto il programma, hanno stilato una sequenza di argomenti, no? E poi l'abbiamo aggiustata insieme e abbiamo detto cominciamo. Quindi io mi sono messo a disposizione, mi sono armato di camera e di drone e abbiamo cominciato a fare questi stand-up. Io sono orgoglioso di averlo fatto perché ho avuto un arricchimento straordinario, perché io conosco la maggior parte delle guide, insomma, che hanno collaborato a questo video, però insomma, avendo a che fare in questa maniera, quindi loro davanti alla telecamera e chi si sbagliava e chi faceva e chi non si ricordava neanche quello che doveva dire, cioè poi è stato fatto una cosa bella, poi si vedrà nel video, insomma è stato un video carino, perché sono tanti i video carini che sono in giro sui social, però tanti, che ne so, sono bellissimi, però durano 2 minuti, c'hanno la musica, sono 4 immagini di cottura e è finito. Qua invece c'è un lavoro professionale, certosino, da parte vostra, da parte di voi guide. Io mi sono messo a disposizione tecnicamente, magari con qualche consiglio,
a livello sotto l'aspetto scenografico, sotto l'aspetto no, però la costruzione l'abbiamo fatta insieme, non è che l'ho fatto io il video l'abbiamo fatto insieme. La cosa bella è stata questa, che abbiamo unito la vostra professionalità, il vostro amore per questo territorio, unito all'amore che provo io per questo territorio, perché io fino a che non sono venuto a Veroli a fare un documentario nel 2006 e mi hanno assegnato due guide, una era, era Bea e l'altra era Loredana, io fino ad allora no, io conoscevo Frosinone, dico Cassino forse. Adesso sono arrivato, diciamo, a aver visitato quasi 60 dei 91 comuni della provincia di Frosinone. Ed è un territorio straordinario, io mi sono innamorato, a parte di Loredana, ma mi sono innamorato di questo territorio. È un territorio che è sottovalutato e quando Nicoletta dice le guide vanno pagate per un lavoro che fanno impagabile, perché voi quando fate una visita guidata siete capaci di trasmettere emozioni, fate delle guide, delle visite immersive. Non solo, non è una mera descrizione di beni, o come dire, un elenco di date, eccetera, è tutt'altro. Quindi con questo video abbiamo intanto abbiamo messo il cappello sulla sedia, nel senso abbiamo detto in tre lingue diverse e poi alla fine addirittura in sei, che questo territorio ha diverse possibilità di essere visitato, ma va visitato con voi, con voi, perché siete tre persone preparate che accolgono il turista e lo fanno immergere in questo territorio che è sottovalutato. Noi diciamo sempre dobbiamo uscire, dobbiamo fare, dobbiamo... Ecco, questo può essere un video, sì, è un video che magari cambia un pochettino il punto di vista per quello che riguarda la diffusione di un'immagine, tolti no, gli algoritmi di Facebook, che il video deve essere di una lunghezza piuttosto che un'altra, secondo me non è però niente, su questo ho un'esperienza, posso permettermi di dirlo, è vero, sotto i 30 secondi il video si vede poco, e diciamo la durata giusta dovrebbe essere 90, però dopo i 90 rimane costante. E costante lo fa rimanere il fatto che il video è interessante. Qualsiasi cosa metti, anche che dura 60 secondi, ma non è interessante, la gente dopo due secondi non viene più. Quindi se abbiamo un video che, e non è perché l'ho fatto io, questo l'hanno fatto le guide, nel senso che le guide sono parte integrante e fondamentale di questo percorso che vedrete poi attraverso le immagini, deve restare l'attenzione. Questo, quando se uno studia pubblicità, la prima cosa che gli insegnano, devi restare l'attenzione, devi restare. Allora io quando sto lavoro lo faccio da 40 anni, quindi ero uno che si faceva i bozzetti degli spot con la matita, li disegnava e poi li prendeva con la telecamera, perché allora i computer non c'erano, quindi lo spot lo dovevi anche inventare, no? E destare l'attenzione, suscitare l'attenzione. Con questo video, secondo me, l'attenzione si suscita, ma non solo. Quando uno finisce di vederlo, e noi è finito già, perché ci deve essere un continuo. E a questo proposito, secondo me, voi guide, o con me o con altri, perché ci sono tante professionalità all'altezza, dovreste continuare in questo discorso, cioè dovrebbe essere non un video buttato là e basta, ma dovreste continuare, sempre come il gruppo di guide, a portare l'immagine di questo territorio fuori attraverso questo tipo di... Presidente, ce l'abbiamo due soldi per fare un po' di video? Senza titolo prestazionale! Ringrazio dei complimenti, però vi assicuro, è stato un arricchimento per me lavorare con voi, e anzi, noi avevamo stabilito il primo weekend e l'abbiamo bucato perché c'è stato mal tempo, ma il secondo weekend noi abbiamo fatto venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì gli stand up con voi, e non abbiamo bucato neanche l'orario, cioè 10.45 la vita stava là, e quindi subito ripreso, cioè calcolare i tempi, le pause, eccetera, perché mi sono sentito questo, quell'altro. Quindi abbiamo fatto un lavoro straordinario, quindi cioè, godiamo. Sì, adesso ciao, lascio il video. Grazie a voi. Benvenuti, questa è la provincia di Frosinone, questa è la Ciociaria. Welcome to the province of Frosinone, welcome to Ciociaria. Bienvenue dans le territoire de Frosinone, voilà la Ciociaria.
venite a scoprire le nostre speciali bellezze archeologiche. Come and discover our rich archaeological heritage. Venite a scoprire il nostro patrimonio archeologico. Vi aspettiamo per fare assieme due passi nel Medioevo. Join us and we will take you on a tour through the Middle Ages. Venez-vous plonger dans l'atmosphère du Moyen Âge. Abbazie, monasteri, santuari, luoghi di pace e di fede. Abbeys, monasteries and shrines, places of peace and faith. Abbaye, monastère, sanctuaire, des lieux de paix et de foi. Qui potrete rigenerare il fisico e la mente. Come here and restore your body and soul. Ici vous pourrez revigorer votre corps et votre esprit. Qui si conserva la memoria degli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Here the memory of the Second World War is preserved. C'est ici qu'on garde la mémoire des événements de la Seconde Guerre Mondiale. Fatevi coinvolgere dalla gioia e dal folklore dei nostri eventi. Get involved in the joy and the folklore of our events. Laissez-vous entraîner par la gaieté et le folklore de nos événements.
Questa è da sempre la terra del buon cibo e del buon vino. This has been the land of glorious food and good wine. Depuis toujours, c'est la patrie de la bonne nourriture et du bon vin. Vi aspettiamo. We are waiting for you. On vous attend ici. Os esperamos aquí. Wir warten auf Sie. Wayin, Nimalai, Jolly. Su Radio Ferentino c'è sempre un'atmosfera diversa per i vostri momenti migliori.